Un primo tempo vibrante, un secondo da piccola bottega degli orrori e la Jesina si ferma sullo 0-0 contro il Riccione, restando per quanto riguarda le vittorie l'unico successo colto contro la Vispesara in questo avvio di campionato. Fenucci squalificato segue la partita dalla gradinata e senza Focante e Gabrielloni cambia il tridente schierando Rossini, Trimarco e Piermattei davanti. Nel Riccione Nodari, Savini e la coppia a centro difesa, Buonocore e Stefanelli si muovono davanti. Jesina che ci prova al decimo, Frulla apre per Rossini, tiro da fuori che non trova la porta. Al 12esimo punizione di Rossini, la testa di Alessandrini non riesce a mandare la palla nel quadro dello specchio. Al 15esimo per il Riccione c'è Stefanelli in area, diagonale al lato. Sussulto dei Leoncelli al 25esimo, punizione ospite respinta dalla difesa, il contropiede di Piermattei parte da centrocampo ed arriva in area di rigore aggirando Savini, ma a quel punto il numero 11 della squadra di casa calcia sull'uscita di Carioli. Dall'altra parte punizione di Buonocore a cercare il primo palo, Giovagnoli vola e toglie la palla dall'angolo alto. Ancora Jesina al 35esimo, Rossini, Trimarco, Piermattei si ritrova smarcato in area ma calcia sciaguratamente fuori dallo specchio. La Jesina ci prova ancora nel finale di tempo, al 40esimo dal limite Strappini, palla che non trova la porta. Al 45esimo lancio di Rossi per Trimarco, diagonale fuori misura. Al rientro all'intervallo tanti errori da una parte e dall'altra, partita che cala di intensità e qualità. Al 59esimo per la Jesina Rossini da fuori, Carioli controlla. Al 77esimo Rossini per Strappini, cross basso smorzato da un difensore, Cardinali alla palla buona in area ma clamorosamente non trova la conclusione giusta. Imprecisi di nuovo Leoncelli all'81esimo, colpo di testa fuori dallo specchio di Strappini su palla messa in area da Santoni e poi ultimo brivido nei minuti di recupero. Mette in area la palla Braccioni, il colpo di testa sotto porte di Federici, Carioli riesce a sventare.